In realtà nel 2000 con l'architetto Antonello Monaco proponemmo un progetto di recupero ehm, che riguardasse l'acqua e le erbe insieme, perché la fortuna di avere una pineta matura con una macchia mediterranea sviluppata in una maniera incredibile su delle rocce vulcaniche, le, le, le ultime del, dell'eruzione dell del 1302 permetteva di sfruttare quella che era questa vena d'acqua che è storicamente è ricordata già da Giulio Vasolino alla fine del Cinquecento. L'acqua mirtina infatti poteva essere e dovrebbe essere utilizzata all'interno di un percorso di benessere, ma soprattutto da, per coniugare questo aspetto fondamentale dell'ecologia, quello di legare il suolo, le rocce, l'acqua, le erbe, la luce e il sole. Eh, questo, questo minestrone ecologico determina una delle caratteristiche peculiari della nostra vegetazione quella di essere bella, affascinante ma soprattutto funzionale perché la quantità di, di polveri di anidride carbonica che assorbono i pini e le piante della macchia dal corbezzolo al mirto al lentisco è veramente eccezionale